Host 2017, ci troviamo allo stand di Caffè Morino SRL, un torrefattore napoletano che ha una storia importante nell'ambito delle torrefazioni italiane, e siamo in compagnia di Claudio Percuoco, l'amministratore dell'azienda, al quale chiediamo di salutare gli amici di Eureka TV che sono all'altra parte. Salve, buongiorno a tutti. E al quale voglio chiedere anche di fare una breve storia di Caffè Morino. 30 secondi per te per fare un riepilogo di quello che è successo negli ultimi 60 anni. Beh, l'azienda, appunto, come dici tu, è nata circa 60 anni fa. Il fondatore, che è Fernando Percuoco, che l'ha creata vendendo i primi chili di caffè bar per bar, e oggi siamo una realtà prima di tutto meridionale che si è estesa poi nel tempo anche a livello nazionale, anche in molti paesi esteri, siamo in quasi tutti i paesi europei, anche tra i più diffusi più grandi paesi, diciamo, extraeuropei, come Australia, Stati Uniti, da poco in Corea, Cina e Giappone. Quante sono le miscele realizzate da Caffè Morino per il settore Horeca? Per molti anni abbiamo avuto sempre quattro linee di caffè, sempre fatte in busta, con valvole, confezionate con i classici sistemi di confezionamento, e dal 2005 che ormai produciamo il caffè nel barattolo, come potete vedere alle nostre spalle, che ci ha permesso di avere un confezionamento diverso, con atmosfera protetta e controllata con emissione di azoto, che ci permette appunto di dare una costanza di prodotto anche per 24 mesi, e questo vale soprattutto per i paesi un po' più lontani, che chiaramente fanno ordini ogni 6 mesi, 7 mesi, e quindi hanno uno stoccaggio più lungo della materia prima. E quindi questo ci ha permesso di fare un salto di qualità notevolissimo, e oggi le nostre miscele della tradizione napoletana sono apprezzate anche nel tempo e in tutto il mondo. Claudio, le vostre miscele non solo sono apprezzate, ma sono anche molto richieste. Per chi è dall'altra parte e desidera avere maggiori informazioni, senza alcun impegno, sul Caffè Morino, sulle forniture, per chi desidera magari diventare anche vostro partner, qual è l'indirizzo di posta elettronica a cui possono scrivere per contattarvi? Tra l'altro, basta andare sul nostro sito, dove trovano direttamente le indicazioni per andare sui contatti commerciali. Il sito è caffemoreno.com.it, è lo stesso, quindi da lì poi avranno tutte le indicazioni per contattare i vari responsabili estero o nazionali, che poi diramano ai vari commerciali che abbiamo sul territorio. E ci tengo a precisare che facciamo tostature ancora della vecchia tradizione napoletana, quindi un po' più scure di quello che offre nella maggior parte dei casi la nostra concorrenza, soprattutto qua al nord Italia, quindi facciamo un caffè meno acido, diciamo, dei caffè del nord Italia, che oggi stiamo facendo ad apprezzare sempre di più in tutti i territori. Una volta il caffè napoletano non era era sempre gradito, ma veniva un po' catalogato come un caffè troppo amaro, e invece oggi pare che questo caffè sia sempre più gradito, e quindi questo ci conforta nel nostro prosieguo della nostra attività commerciale. E per chi volesse invece il vostro prodotto in un bed and breakfast, in un bistrò, in un micro bar, in tutte quelle attività in cui è sprecato andare a inserire una macchina da 3 o da 4 braccia, voi avete una produzione di monoporzionato di tutto rispetto. Eh sì, diciamo che poi gli anni sicuramente ci ha aiutato, appunto, come dici tu, a coprire certi tipi, tipologie di consumo che erano più basse, e quindi oggi produciamo sia cialde in carta che capsule delle più diffuse, quindi compatibili vari dal Nespresso alla Vassa, eccetera, e quindi riusciamo a coprire appunto quella gamma di clientela che non ha quei consumi, anzi in alcuni casi non sono meno bed and breakfast, ma sono anche piccole caffetterie che si trovano in paesi dove non c'è un altissimo consumo di caffè, e in quel caso addirittura siamo noi stessi a consigliarlo, perché può essere addirittura se non c'è professionalità nel fare il caffè, può essere anche la soluzione più adatta e quindi più consona alle loro esigenze.
Va bene, allora grazie intanto per essere stato molto compresso nei tempi e estremamente specifico nei temi. Claudio, saluta gli amici di Oreca TV. A tutti e auguri alla nuova avventura di questo nuovo canale. Grazie, grazie mille. Voi restate ancora con noi per guardare le altre novità presentate qui a Host 2017. Non andate via.